Buongiorno ragazzi, questa mattina per quanto riguarda la letteratura studieremo la poesia comico-realistica. Aprite il vostro libro a pagina 38. Analizziamo subito quali sono gli elementi fondamentali, ma cominciate immediatamente a vedere da questa immagine un po' alcune delle caratteristiche di questa poesia comico-realistica. Vedete delle persone giocare, delle persone divertirsi. Insomma, abbiamo uno spaccato reale un po' di quello che accade all'interno delle corti. Andiamo però a vedere nei dettagli un po' quali sono le caratteristiche di questa poesia. Ci troviamo dunque in Toscana e siamo al termine ormai del 1200, siamo alla fine di questo periodo. Accanto dunque alla poesia degli stilnovisti che abbiamo già studiato, si sviluppò sempre in questo periodo una nuova poesia, più vicina però, come dice anche la parola realistico, alla concretezza della vita quotidiana, ai sentimenti della gente comune di quel periodo. Questa poesia trattava tematiche tipiche della vita pratica, come il denaro, come il gioco, il cibo e l'amore. Quest'ultimo però in termini molto concreti, a volte anche un po' maliziosi. È una poesia dunque giocosa. Giocosa qui significa scherzosa e comica, e ha come oggetto argomenti, dicevamo, quotidiani e leggeri, e si avvicina alle espressioni utilizzate dalle classi più umili. I componimenti poetici comico-realistici sembrano apparire semplici e spontanei e avevano però delle regole, avevano dunque uno stile e una tematica ben definita e si rivolgevano a un pubblico istruito, colto. Gli autori di questo genere letterario furono Cecco Angiolieri e Folgore da San Gimignano, tutte e due poeti che provenivano dalla Toscana, esattamente dalla città di Siena. A pagina 38 troverete una breve biografia di Cecco Angiolieri. Cecco Angiolieri, nato a Siena verso il 1260, era figlio di un ricco banchiere. Condusse un'esistenza sregolata, senza regole, inquieta, tanto che rimase coinvolto in varie risse e processi per inadempienze militari e spese tutta l'eredità paterna e morì in miseria intorno al 1310. Le sue poesie furono raccolte in un'opera poetica chiamata Canzoniere, e sono di genere comico-realistico. Qui abbiamo tematiche dell'amore sensuale per una donna di nome Becchina e della passione per il vino, era un bevitore, ma era anche un giocatore d'azzardo, e quindi abbiamo anche la passione per il denaro. Le scene sono dei quadri ritratti dalla vita quotidiana del tempo. E il linguaggio che abbiamo in queste poesie è un linguaggio popolaresco ed è anche colorito. Naturalmente capite subito che si contrappone al linguaggio e alle tematiche utilizzate dai poeti stilnovisti.